Fratelli Rossoneri, mi chiama di YouTube. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti amici. Allora, volevo fare sto video qua con sottofondo anche su, secondo me, su due giocatori, anzi anche tre giocatori, veramente secondo me dei fenomeni del calcio comunque sia che abbiamo vissuto. Perché ragazzino magari non hanno potuto vedere Van Basten, non hanno potuto vedere Ronaldo. E soprattutto, no, anzi, abbiamo avuto la fortuna di vedere ancora Totti che si è appena ritirato. Allora, mi avete chiesto in live, in questi 2 mesi e mezzo che abbiamo fatto il live, le domande secche che odiavo, fra l'altro, Van Basten o Ronaldo? Ronaldinho o Messi? Queste domande qua che le odiavo completamente, veramente. Però adesso vi rispondo. Allora, Van Basten secondo me è stato il calcio, nel senso che come attaccante questa eleganza dei movimenti, queste movenze, perché lo chiamavano il cigno? Perché veramente era così alto, 1,90, ritirato a 29 anni per problemi alla caviglia, quindi perché Kohler lo faceva, quel cazzo di gobbo di merda lo facciava 20 volte a partita, lo facciava Kohler, ok? Cioè un attaccante veramente strepitoso che prendeva palla, saltava, molti mi hanno chiesto, molti, ma secondo te era più forte di Ibra? No, non c'era neanche paragone, tutto rispetto per Ibra, ma Van Basten proprio non c'è neanche paragone, ragazzi. Cioè non paragoniamo Van Basten a Ibra, perché Van Basten era una cosa che aveva un'eleganza, a parte che era anche molto molto più umile, e era proprio una cosa bella da vedere Van Basten, cioè era stupendo. Secondo me veramente con Ronaldo il fenomeno, avrebbero fatto insieme 100 gol a stagione, facevano questi due qua insieme, cioè era una roba che, cioè i difensori gli veniva il mal di testa, gli veniva completamente. E è stato, cioè la nostra storia è stato Van Basten. Quindi la domanda, poi adesso parliamo di Ronaldo. Ronaldo da Lima Nazario, una volta ho sentito un'intervista di Costa Curta dove chiedeva, ma chi è che secondo te è il tuo attaccante più forte contro chi hai giocato? E ha detto Battistuta, Balbo, così erano fortissimi. Però quando tu giocavi contro di loro, tu eri carico. Quando giocavi contro Ronaldo, speravi sempre che non stesse bene, perché tendeva ad umiliarti. Cioè, quindi, cioè Costa Curta, che è stato uno che fra l'altro menava come un fabbro anche lui, cioè non soltanto Kohler, anche questa corte era uno che menava come un fabbro. Cioè quando giocavi contro Ronaldo il fenomeno, vi ricordate quel che ha fatto quando partiva da metà campo, che andava in porta col pallone? Cioè vi ricordate che cazzo faceva? Ed era veramente una cosa strepitosa secondo me. Van Basten o Ronaldo? È una bella domanda, ragazzi, è una bella domanda. Vi dico che per rispetto di entrambi non rispondo, perché secondo me Ronaldo, ho sempre detto in live che è stato veramente secondo me il più forte in assoluto, perché l'ho visto fare delle cose a partire da metà campo, andare in porta col pallone, cioè ha fatto delle cose allucinanti come giocatore, come attaccante a livello coso. E Van Basten, cioè, ci ha fatto vincere tre coppe campioni, cioè è una cosa, no scusami, non tre coppe campioni, scusate, no, due coppe campioni, mi sono tre scudetti. Però Van Basten ha finito la carriera anche troppo presto, secondo me, per essere giudicato. Per rispetto di entrambi non vi so rispondere. Poi volevo parlare un attimino anche di Franceschino Totti, che mi avete chiesto, Totti o Del Piero mi avete chiesto. Anche lì sono due nomi che secondo me sono due nomi molto piccanti, molto molto piccanti, perché Del Piero secondo me, guarda, sono due giocatori che a livello di umiltà hanno fatto veramente la storia del calcio, perché cioè Del Piero con la Juve è stato secondo me una cosa eccezionale, è sempre stato zitto, umile, ed è stato anche trattato male secondo me dalla società Juventus, secondo il mio punto di vista. Totti secondo me è stata la classe in persona, lo voleva tutto il mondo, lui è rimasto lì a Roma, è rimasto a Roma, capito? Perché lui comunque ha vinto uno scudetto con la Roma, più un'altra Coppa Italia se non mi sbaglio, due Coppa Italia non mi ricordo. Ma lui è rimasto lì per l'amore comunque sia della sua patria, romano doc,
non se n'è mai andato, perché anzi una volta addirittura gli hanno fatto un'intervista che gli hanno detto ma perché non cos'è che desideri più di un'altra cosa? E lui ha risposto: mi piacerebbe andare a farmi un giro a Roma tranquillamente, senza che tutta la gente ti viene lì e ti accatasta, comunque viene lì, perché sono anni che non vado comunque a farmi un giro a Roma. Ecco, e io penso che sono due domande quelle che mi avete fatto in live fra Van Basten e Ronaldo e Totti o Del Piero, che per rispetto di tutti e quattro, che avercene non si può rispondere, perché secondo me sarebbe comunque sia una mancanza di rispetto nei confronti comunque sia di tutte e due. E aspetta che abbasso che cazzo è. Che secondo me comunque sia non sarebbe neanche giusta ed equa. Sono stati quattro fenomeni, cazzo, per me giocatori che c'erano un tempo, per me ragazzi non ci sono più. C'è Van Basten, Ronaldo, mica Del Piero, Totti. Cioè Del Piero me lo ricordo quando aveva 18 anni, ragazzi, io avevo l'abbonamento allo stadio San Siro, era una cosa fuori dalla normale. Totti, una classe immensa, mi ricordo il gol che l'aveva fatto contro i cartonati, contro l'Inter, amici miei. Un pallonetto così era una cosa fuori normale, ma anche tanti del, cioè Ronaldo all'Inter veramente cazzo, ho fatto un gol con Piacenza che è partito da casa sua, quanti cazzo ne ha dribblati? 5, 6, 7 proprio serpentine, cose, cioè questi qua erano giocatori che erano fuori dal comune. Per me in questo momento non ci sono. Cristiano Ronaldo, per l'amor di Dio, il mio idolo, per l'amor di Dio, va bene, ce n'è uno però i giocatori che c'erano un tempo, secondo me, non ci sono più. Questo è il mio pensiero, perché guarda, mi dispiace perché c'ho tanti utenti che sono ragazzini giovani, ma quando ti vedevi Ronaldo giocare, cioè veramente era una roba, cioè quando ti vedevi, cioè Van Basten, io non l'ho neanche visto tanto perché veramente ero molto molto piccolino, però io mi sono visto Ronaldo a 14 anni ed era una cosa, Totti veramente era uno spettacolo, destro, mica aveva fatto un gol con la Sampdoria, Totti, cross in mezzo, è arrivato di sinistro, boom, mica che lui è destro, all'angolino dall'altra parte, c'è una roba, Del Piero l'ho visto fare delle cose, mica vi ricordate il gol che faceva, finta contro finta, boom, palla all'incrocio, secca proprio, cioè sono giocatori che secondo me adesso non abbiamo più, fuori classe che non abbiamo più a mio modo di vedere. Speriamo che di riaverli comunque sia da vedere altri giocatori che saranno a loro livelli, ma vi ricordate quelli del Piero? Mica palla all'incrocio dall'altra parte, cioè cose veramente, cioè Totti veramente che mica a Milano veramente pallonetto su Giulio Cesar veramente con una dolcezza, cioè cose fuori veramente, cioè Ronaldo che fa sedere metà difesa del Milan, veramente, perché mi ricordo quella partita lì, Ronaldo contro il Milan, che ci ha fatto venire il mal di testa, cioè veramente quando prendeva palla, che cioè erano cose che secondo me erano molto superiori al calcio di adesso, secondo il mio punto di vista. Van Basten purtroppo non ho avuto l'ho visto soltanto in videocassetta, ma non l'ho visto dal vivo perché ero troppo ero piccolino, ero, però anche Van Basten, cioè un'eleganza, una cosa. Quindi alle domande del cazzo che mi avete fatto in due mesi, Del Piero o Totti, Van Basten o Ronaldo, vi ho risposto. Rasta Boys, vi mando un bacio, dopo siamo in radio Playtime, stasera sono in radio con il mio, ormai siamo i tre dell'Ave Maria, io Marione e Asso di Roma, siamo i tre dell'Ave Maria, ormai sono un ospite con loro, come sempre. Vi mando un abbraccio, ciao ragazzi.